Alla Vastese basta una rete di Martinello per superare il Porto Sant'Elpidio nell'ultima gara della stagione sul terreno dell'Aragona, ma andiamo per ordine. I biancorossi vengono da 3 vittorie consecutive. Mister D'Addario schiera la formazione tipo con un 3-5-2. Nei marchigiani, ormai retrocessi, l'ex Palladini si affida a un 3-5-2. Pronti, partenza via, la prima occasione degli ospiti. Al sesto, punizione di Obodo. Martinello stacca di testa, ma la conclusione è debole centrale. Al quindicesimo è sempre il numero 9 a provarci con un pallonetto dalla distanza. Tutto facile per Cavalieri, che blocca in sicurezza. Al 19esimo, corner di Obodo. Martinello tenta l'anticipo sul primo palo con la sfera che esce non di molto dopo la sua spizzata. La prima azione di marca ospite arriva al 30esimo, Perri incrocia con il destro, tutto facile per Cavalieri. Al 38esimo, Diallo in corna, il portiere marchigiano con un colpo di reni alza sopra la traversa, e questa l'occasione più nitida del primo tempo, che termina sullo 0-0. Passiamo alla ripresa con le immagini di Edoardo D'Addario. I padroni di casa partono forte nel secondo tempo e ad arriva quasi subito il vantaggio. Il quarto minuto, Bodo pennella da corner e Martinello di testa batte Cavalieri per l'1-0. Questo il replay del gol. È il decimo sigillo in campionato per l'attaccante napoletano. La reazione ospite arriva al 20esimo con un calcio di punizione di Perri. Di Rienzo blocca con grande sicurezza la conclusione. Passa qualche minuto ed è ancora Perri a sfiorare la rete. Il suo tiro termina a lato, non di molto. La Vastese gestisce senza patemi d'animo il vantaggio di misura e al 15esimo sfiora il raddoppio con una conclusione di Di Prisco bloccata in 2 tempi da Cavalieri. Per i biancorossi arriva la 4ª vittoria consecutiva, che vuol dire 7º posto in classifica e 48 punti all'attivo. Per il Porto Sant'Elpidio arriva un nuovo stop con la squadra ormai già retrocessa. Mister D'Addario, 4ª vittoria consecutiva, non era certo facile con un avversario così chiuso. Ma a parte chiuso, io devo dire che io ho visto 2 partite loro, una col Campobasso e una con il Castelnuovo. Hanno fatto 4 reti, ne hanno prese 3, ma sempre giocando bene, giocando sempre con spirito offensivo. Oggi secondo me noi abbiamo fatto una buona partita. Il primo tempo giocato con veemenza, con possibilità di andare al gol e di credere di poter vincere la partita. Mi è piaciuto questo. Martinello in grande spolvero nelle ultime giornate, è arrivato a quota 10 gol. Sono contento anche per lui, insomma, quando un attaccante segna siamo tutti contenti. È il vertice offensivo per la realizzazione e quindi anche lui, però penso che il merito non è solamente questo, è il merito di tutti quanti che hanno costruito, hanno difeso, perché penso che abbiamo un'ottima difesa, abbiamo buoni giocatori, anche Obodo che nonostante i 35 anni ha fatto molto bene nella parte, non solo finale, anche centrale e finale. La prima parte così, poi ha preso in mano la squadra e ha giocato molto bene. Quindi devo un plauso a tutti quanti questi ragazzi che hanno onorato la maglia e devo dire mi hanno supportato, sopportato e poi hanno realizzato quello che cercavamo di fare in campo. Ultima di campionato, alla ricerca della 5ª vittoria consecutiva. Non andiamo a fare una passeggiata, sappiamo che abbiamo quest'altro impegno, lo cerchiamo di affrontare con la stessa intensità e serietà di queste altre 4 partite e andremo a Recanati contro una squadra che è fortissima e che ha alternative in tutti i ruoli in qualsiasi momento. Mister Palladini arriva una sconfitta contro la sua ex squadra, oggi più preoccupati a difendere che a proporre. Ma sì, nel primo tempo soprattutto, a parte che ho cambiato tantissimo rispetto alle ultime giornate, anche perché avevamo giocato molto. Poi nella ripresa sinceramente abbiamo preso questo gol nel momento in cui stavamo anche un pochettino cercando di uscire, poi con gli innesti di Spagna e di Palladini Mattia abbiamo cercato di recuperare la partita, abbiamo avuto qualche situazione, però abbiamo incontrato una squadra forte, una squadra che vanta giocatori che hanno giocato in Lega Pro e non era semplice affrontare questa squadra, però onore ai ragazzi che ci hanno provato fino alla fine. C'è rammarico per questa retrocessione, adesso onorare il campionato almeno nell'ultima di campionato? Sì, il rammarico c'è, ma io sono arrivato e la società non mi ha chiesto niente di particolare, mi ha chiesto solo di far crescere i giovani, squadra giovanissima con molti giocatori anche del posto e niente, cercheremo di onorare anche sabato questo campionato fino alla fine perché i ragazzi se lo meritano.